letteraria, si chiama Suor Marta. Guardate qui che ci fa entrare nel suo mondo. Benvenuti a San Folino. Qui c'è la comunità delle suore operarie. E qui seguiamo la messa in televisione direttamente da Papa Francesco. Andiamo nel cuore della casa. Abbiamo la nostra cappella. La nostra comunità si chiama Sichem, come il luogo dove Gesù ha incontrato la Samaritana al pozzo, e allora anche la nostra cappella ricorda questo brano. Allora l'Eucaristia è custodita dentro un'anfora. Ed ecco noi, Suor Marta Gabanetti, buongiorno, delle suore operaie della Santa Casa di Nazareth di Brescia. Suor Marta, io davanti a questo sorriso, di fronte a questa felicità che spacca lo schermo, cosa posso fare se non contemplare e se non dire meno male che voi il segreto della felicità lo avete rapito? Senti, Suor Marta, rapito per poi darlo agli altri, spero, almeno questo è l'augurio che vi faccio. Perché una giovane donna ad un certo punto sente, come fa a capire anzi, che quel sì va dato, tra l'altro con professione privata l'8 marzo, perché poi tutto è rimasto un attimo sospeso visto il coronavirus, soprattutto a Brescia? Allora, una giovane donna decide di fare questo perché qualcun altro le ha preso il cuore. Me l'ha preso il Signore, me l'ha preso attraverso delle persone che adesso sono le mie sorelle, delle suore che parlando di Dio hanno saputo parlare al mio cuore. Come si fa a capirlo? È la domanda che mi ha accompagnato in tutti questi anni di preparazione, che mi accompagna ancora oggi. Come si fa a capire che è la mia strada? Perché penso soprattutto in questo tempo è difficile rimanere davanti a tutta questa sofferenza, a questa fatica anche di stare chiusi in casa, no? Di avere una comunità un po' smembrata, ecco, si rimane chiedendo il dono della fede, chiedendo di poter stare davvero col Signore. Tra l'altro, Suor Marta, tu sei anche proprio per il carisma della tua della famiglia a cui appartiene. Tu sei una suora, tra virgolette, operaia, ti sei rimboccata le maniche, hai prestato servizio, non so se lavori ancora, al dispensario farmaceutico, hai avuto un contatto indiretto ma quotidiano con quello che è stata la sofferenza della tua città e di tutto il paese, per non dire di tutto il mondo. La tua fede ti dà risposte in quel senso oppure è incapace di spiegare i tanti perché di fronte al dolore? Allora, di fronte al dolore prevale il perché, però quello che mi fa anche strano è che di fondo la presenza del Signore rimane. Allora è per quello che vado avanti. Ci sono dei giorni in cui lo sento di più, dei giorni in cui me lo devo immaginare un po' che lui c'è come mi sembrava il giorno prima, però sicuramente questo si sente forte. Don Paolo, hai iniziato parlando di paura. Tu hai detto a un certo punto anche la paura di poter contagiare eventualmente qualcun altro perché c'era stata tanta gente, tanta folla, tanti amici alla tua ordinazione sacerdotale. Però voi con questa paura dovete fare i conti, lo dico a Suor Marta, ma lo dico anche a Don Paolo Politi. Dovete fare necessariamente i conti e a voi vengono fatte veramente tante domande. Da voi ci si aspetta una risposta. Tu come ti sei posto di fronte al tempo che stiamo vivendo, che io spero che abbiamo archiviato? Quella è la mia speranza. Beh, si trattava, io l'ho pensato, quando è iniziata questa pandemia, le chiusure, la chiesa potevamo tenerla aperta, io ho pensato subito, qua non si tratta di ritagliarmi il mio ministero secondo un disegno bello modellato, di uno stile sacerdotale preconfezionato come lo avevo immaginato, ma dovevo vivere la situazione che ero chiamato proprio a fronteggiare. E questa esperienza vissuta qui in parrocchia nel tempo del Covid mi porta proprio anche a confermare, avendo come Gesù come punto di riferimento, ero chiamato proprio a portare agli altri
a quello che era smarrita, la speranza che avevo speranza. smarrito. Ascoltare moltissime confessioni in questo tempo, perché abbiamo tenuto la chiesa aperta con le dovute precauzioni, mascherine, guanti, distanza. Ascoltare le confessioni di alcuni paesani qui di Ramacca, devo dire che l'inizio del mio servizio è ascoltare proprio quelle confessioni dove tantissime persone avevano smarrito questa speranza. Guardate che è La un tempo paura. durissimo anche per voi, Don Paolo. Io capisco anche quanta fatica portiate sulle vostre spalle, a cui noi decisamente non pensiamo. E non è soltanto perché avete fatto di tutto con la tecnologia per arrivare nelle case, ma per esserci nonostante a distanza. E vi vorrei sottoporre, se mi permettete, una esperienza, una storia, su input dell'Arcivescovo di Milano. Un prete che pensava di starsene tranquillo dopo decenni e decenni di missione all'estero è tornato a casa e guardate cosa e come esercita il suo ministero. Guardate. Pronto, c'è un angelo? Sì, sono Padre Giovanni, sì. Questa iniziativa, Pronto c'è un angelo, è nata dal cuore e dalla creatività del nostro arcivescovo, Monsignor Mario Delpini. Lui voleva arrivare a tutte le persone della diocesi, specialmente in questo momento difficile della pandemia del coronavirus. E volendo arrivare a tutti, ha pensato anche a quelle persone, non solamente toccate dal virus, ma anche quelle persone che forse, perché ha dei lutti nella casa, angosciati, erano veramente persi e anche arrabbiati contro il Signore a volte. E allora ha pensato perché non chiedere a tante comunità religiose, ai missionari, per assistere, per essere quasi degli angeli vicino a queste persone. Queste persone possono telefonare in qualsiasi momento e dire: Pronto, c'è un angelo? Mi dica, signora, mi dica. Sì, sono un missionario. Non siamo psicologi, ma possiamo sempre dare un segno di consolazione, un sostegno, un conforto, un ascolto attento. Molte persone vogliono solamente essere ascoltate e nell'ascolto ricevono anche la risposta. Le persone che mi chiamano mi chiedono conforto, mi chiedono, ecco, di dire una parola di consolazione. Vedo in questo anche parte del mio carisma, come mi sono dato la consolata di dare quella consolazione che viene da Dio, da Gesù, che speranza. In questi giorni di clausura forzata qui in casa, esercito la mia vocazione missionaria nel senso più pieno. Se non c'era questa pandemia, questa esigenza, forse a casa non facevo tanto apostolato. Sto completando veramente la mia vocazione. Sono proprio felice. Non avrei pensato che all'età di 80 anni di avere tanto lavoro come questo, di essere sempre vicino quasi alle persone attraverso i mezzi di comunicazione. Grazie Padre, Che anche signore, grazie. ecco, signore l'accompagni, eh? Grazie, grazie mille Che la Padre per quello benedica. che fa, Va molto bene. gentile. Grazie, Buona grazie. serata, Buona grazie serata, Padre, grazie. grazie mille. Guardate, sono le sorprese del cielo, un prete di oltre 80 anni che dice sto rafforzando la mia vocazione. Questa è la Chiesa in uscita di Papa Francesco, seppure chiusa dentro, perché non è mai uscito da quel luogo protetto. Io non posso non ringraziare il nostro Enrico Seleri e Maurizio Iovene che hanno confezionato questa testimonianza bellissima. E la giro, se mi permettete, a Suor Marta Gabanetti. Suor Marta, hai mai sentito la necessità in questi giorni di essere consolata? Se sì, chi lo ha fatto per te? Sì, l'ho sentita moltissimi giorni, l'hanno fatto le mie sorelle e i miei colleghi. Le sorelle cogliendo i miei momenti di crisi e cercando di venirmi incontro con un sorriso, con una battuta, con un come va.
le sorelle della casa madre che erano malate e che quando arrivavo al mattino a portare la colazione erano loro a dire grazie a me, quando loro stavano facendo il sacrificio di rimanere chiuse, no, nella loro stanza. E dai miei colleghi, che sono quelli che già avevo conosciuto nell'esperienza di noviziato, per come mi hanno accolto quando sono rientrata e per come sanno starmi accanto pure dicendo di non essere credenti, ma volendomi bene per quello che sono. Queste per me sono le consolazioni. Che cosa incredibile, noi siamo sempre lì a chiedervi aiuto e poi non immaginiamo, Don Paolo, che ci siano dei momenti di buio anche per voi. Cosa ti aspetti, Don Paolo, da questa vita? Me lo sai dire in un minuto? Allora, cosa mi aspetto? Io spero tanta luce, uscendo da questo problema che abbiamo, che viviamo giorno per giorno, il distacco, il distanziamento. Io mi aspetto che quando ritorneremo di nuovo a vivere nella normalità, non abbiamo più paura di relazionarci con gli altri, di abbracciarci, di stare vicino. È quello che mi aspetto. Ed è un sogno bellissimo, Don Paolo Politi e Suor Marta Gabanetti, che noi vi auguriamo di realizzare con tutta la nostra passione, se ci permettete. E grazie per non essere mai stati isolati durante tutto questo periodo. Questo è il nostro grazie a chi sa dare quel sì, giovane o più avanti negli anni, che sia uomo o donna che sia. Grazie davvero di cuore. Vi regaliamo una rosa perché...